mi diceva che qualcosa di strano è successo. La disgrazia della mia vita, signora Rosa, chi è? E ci tengo a dirlo, che se uno nasce disgraziato ci nasce. Certo, questo non sì. È che ci addiventa, no. È come uno che nasce fortunato, ci nasce. Io i tribolazioni, tutti i problemi che ci ho avuto dalla nascita. È proprio a ciliegina poi è do sventurato di mio cugino. Oh, applauso. Che ci Dio lo benedica. Ci siamo arrivati subito alla prima puntata. Gli spaventi. Sì. Gli spaventi, i dispiaceri, i colleri che mi ha dato questo. No! No! Oh no. Signore, c'è a pensare per te, no, c'è a pensare il Signore. Non si dicono queste due cose. Due anni fa mi rese lo spavento quando ebbe quell'immistamento con la macchina, sì. Che ebbe quello scontro facciale. No. Allora frontale. Una cosa che io arrestai. Mi telefonarono, signor La Rosa, io mi precipitai, le macchine erano intatte, non c'avevano niente. Quindi non c'era stato. Non c'era stato un giorno di nebbia, o paese c'era stato un giorno di nebbia, arrivai e già mi hai visto le macchine. E siete sgraziati, ma perché mi avete telefonato che sto venendo che non c'è niente, non c'è le macchine? Porco, come? Io ospedale, più da banna che cabana, ecco, le macchine intatte. Arrivai all'ospedale, tutto un fasciato, signora, tutto un fasciato. Ci siamo, ma come? Le macchine sono intatte, come? Ecco, siccome c'era la nebbia, capito? Io dico, calavo il finestrino. Sì. E si affacciava la testa per tagliare meglio. No, ho su sventurato che sei io, non dice la stessa cosa uno che chiamava. Quindi? Gli andò a pari i facce tutti e due. Ah, per questo? Proprio facciale, frontale. Per questo è scontro facciale. Allora aveva ragione lei, scontro facciale proprio. Di quella volta. Sì. Di quella volta, signor La Rosa, sì. un altro grande dolore ora. Ah, un altro dolore. Ora allora. Di recentemente che cosa mi ha combinato, signor La Rosa? Cosa le ha combinato di recentemente? Si è male. Disgraziato, disgraziato. Sì. Nel nostro paese ultimamente ci abbiamo avuto una rinascita. Ah, ma sì? Che cos'è sta crisi? Quindi. Sta la crisi che cosa tutti è? Purtroppo stiamo avvertendo sulla nostra pelle al suo paese non c'è. Ci stiamo stampando noi altri le monete. Ma non ci fa! Ma come? Ma che siete falsari? Ma falsari, originale. Ma certo, originali per voi. Signora Rosa, la prego, facci separare allora. Ma lei parli però. Si chiamano paeselle. Le monete si chiamano paeselle. Accattiamo e vendiamo tutte cose che paeselle. Ma certo. Come ne finiscono? Stampano 200.000. Abbiamo fatto, signor La Rosa, che stiamo un tribunale. Sì. Abbiamo costruito un ospedale. Ma queste sono cose belle. L'aeroporto stiamo facendo. Ma come l'aeroporto in un paese piccolo così sulle montagne? L'aeroporto per i giummi, l'aereo che arrivano, che grossi. I giambo, no i giummi. Abbiamo costruito il porto. Scusi, il porto dove? Da sopra la montagna. A che cosa serve il porto alla montagna? Scusi. Ma io non capisco queste rosate, ne capisco. Vabbè. Con i mutamenti dei meteorologici che ci sono di questo tempo, signor La Rosa. Certo. Mette che viene un'onda momola là. Sì. Mette che viene un colpo di tsunami. Sì, vabbè. A chiappi i varchi da Atrizza, via sopra la montagna, uno su noi abbiamo. Infatti si chiama Porto Secco du Paese. Porto Secco, sì. Vabbè. Un molo. Speriamo molo, di no, vabbè. Abbiamo fatto molo A e molo B. Molo A e molo B. Un molo prospiciente e un precipizio. Sì. A cosa come fare a Catania, dice chi lo si ammazzava, che si stava a punto molo. Certo. No, altro magari, si ammazzava, si stava a punto molo, tutto c'è un burrone. Va bene, se non c'era un burrone, uno cascava, non cascavano da bene. Va bene. Mi hanno fatto una telefonata. Dice, corre, che tuo cugino sta non male, sta malissimo, che sta quagliando. Alla Rosa, disgraziato, come? Io saccio che hai un momento di un periodo che ti mettessi andare a testa che te ne devi andare a fungi. Ma se spratico, perché per dire se ne funge ci vuole un patentino, certo, perché bisogna sapere riconoscere. E tu patentino non ce l'hai, non te l'hanno dato, no. O meglio ce l'hai perché ci rubasti a Ciccio Fungiaro. Ma lei dice ci rubasti a Ciccio Fungiaro che ho trovato morto avvelenato dei fungi. Per giunta!
Ma perché, perché mi fosse avvelenato, mi facesse parlare, non mi interrompete? No, no, per carità. Perché io trovare avvelenato? Perché? Perché siccome io sapevo il famoso detto un fungo ce l'ha fare mangiare prima o iatto. Certo. Se un iatto a tarante e palite, quattro otto non te lo mangi. Certo. Sto iatto aveva la testa dura. Io ci davo un fungo e l'iatto non si mangiava. Perché un fungo l'iatto si mangia, si è cotto, no crudo. Perciò io dico, mangia tre, non tu mangia, ma io dicevo, mangia ti, e ci faceva dire, mangia ti, la cosa, come sempre, e ti mangiava io, diamo a sapere la ho capito. Per farci vedere lo iatto come se l'aveva mangiato. Va bene. Perciò io mi precipito a pigliare a me cucino e asci. Questo sarà che avvelenamento totale di punci. Sì. Invece che aveva fatto, disgraziato, se mangiavo 12 dozzine. 12 dozzine? 12 dozzine di fucoline. Ma... come ti mangi 12 dozzine di figudinia? Ogni figudinia c'ha da 200 a 300 ossicini. Certo. Se tu moltiplichi 300 ossicini per 12 e poi per 12, certo, viene un numero, capisci, un razzo di umano da luce. Certo, è un numero esagerato, enorme. Che sì. C'è avuto un ammataffamento totale, signora Rosa, con aria che si circumanava un stomaco. Sì. E sparava proiettili! E beh certo, posso immaginare purtroppo. Come trasia a casa, ti dissi, ah figlio cucino, che hai? Non sapendo, io mi disse, caso! Minchia, con sforzo, minchia, si partono, ping ping! I primi due lampadini ruppe. Sì. Signora Rosa, mi pigliai, giustamente l'ambulanza lo portavo all'ospedale. Certo, perché era in una situazione difficile, no. Certo, problematica. Lo portavo in ospedale dopo paesi. Certo. Abbiamo questo ospedale che l'abbiamo inaugurato un mese fa, bello, si chiama Nostra Signora del Sorteggio. Senta, chi è Nostra Signora del Sorteggio? Perché i posti sono a sorteggiare. I posti dentro l'ospedale? No, quattro posti. Ma l'ospedale dovrebbe dare assistenza a tutti, quattro posti a sorteggio, vede? Quattro posti a sorteggio, 128 abitanti, quattro posti, due più femmine e due più maschi. Va bene. Mi cucino Affio fu fortunato, ce ne uscì un numero due. Dice, avanti, si accomoda. Sì. Basta. Entriamo in una stanza, dice, prego, si corcasse. Due letti c'erano. Sì. Dice, non è mai a corcare se sono tutti e due occupati. No, dice, quello è occupato. Non c'era Michelino. Sì. Dice, questo è morto, si può occupare. Ma che dice? Ma scusi, ma scusi, che mio cucco vicino a morto dice, senta, non faccio un pelo addosso. Purtroppo è di una famiglia indecente, no, che non c'ha i soldi. Semmai indigente. Che non c'ha i soldi. Sì. Domani hanno un funerale all'11. Sì. Noi andiamo a casa, domani c'è Massimo e Riccio, piccolo, sto battere, vestito tutto ma bello, elegante, pulito, pulito, mi sono da così. Sì. Dice, ma mi fa impressione, avanti, dice, sono pur casa, non c'è camo più un da voi. Sì, sì, sì. Ah, sto io morendo, sto io morendo. Un colpo di tosse, tanca, pum, mi spaccava la prima termoclisi. Sì. Che c'è una termoclisi sì, per noi. Sì, sì, ho visto. Basta, dice, sono pur casa, al massimo, dice, c'avevi i piedi freddi, ci può dare un poco di fastidio per i piedi freddi. Certo. Amante, dice, sei Alfio, cucchiti. Come si corcava, dopo un poco venne un infermiere. Sì. Come trasse un infermiere, ci disse un infermiere, dice, presco che si corcasse tutto cosa, dice che ora domani ci facciamo quello che ci dobbiamo fare, dice ora stai venendo a pigliare una lavanna, un clistere, subito per lei. Nel frattempo che due vicchiaretto che era vicino chiamava un infermiere, che salutava un davale infermiere. Dice, ma come? Cioè lei vivo e. Dice, non voglio essere morto. No, dice, sogno vivo, l'altro vicchiaretto. Dice, ma noi abbiamo fatto già la domanda per l'espianto degli organi, per i trapianti. Dice, ma che c'è io sogno vivo? Purtroppo dice che posso fare, che sogno vivo. Dice, stai chiamando perché volessi un pappagallo. Dice, perché pappagallo non ce n'è. Che ci pare che siamo ospedale qua? E scusi, dov'erano? Io tale aereo. Dice, mi confondisce perché un femmino non sogno io. Entro frate, siccome oggi è mettato a matrimonio. Dice, poi non ci fare perdere un'altra per me. Ma come? Scusi, l'infermiere dovrebbe essere specializzato. Ma cosa? Perché deve dare aiuto e che ha bisogno. E quello si fa sostituire dal parente. Comunque stai tornando. Manco io tornavo con un clistero tanto. Sì. Ho che 10 litri di liquido. Sì. Con motore dell'autoclave. Perché se c'avevo a mandare a pressione. Sì. E a prolunga. Ma cosa? Gli motori di 2,5 cavalli. Significa 4 atmosfere. Come trasivo, che sto parte fece secondo un beccuccio e se ne è un do vicchiaretto. Sì. Un bicchierello dice, che sta facendo? La madre dice, sai fare la lavanna. Perché se mettessi, come si dice, soppino. Soppino. Se mettessi soppino, soppino che...
Soppino, che a me... Le facesse parare, lui mi confonde. No, io non voglio che lei si confonda, si sia chiaro. Si metta Soppino nostraiato, sì, con i ginocchi piegati, sì, e portati verso la panza. Sì. I mano non abbiate... I mano sotto le spalle. Si mettesse con la ponte. No! Ci va, insomma. Io là, ecco, non volevo arrivare. Io non volevo arrivare là. Non volevo arrivare là. Nella Rosa. La tragedia, sì, la tragedia quale fu? Alle porte. Sì. Perché mentre Chiddu ci diceva che non era Chiddu che si, sì, doveva fare il clistere, mio cugino Alfio ci disse: senta, forse sogno io. No, dice Chiddu che si mangiava 12 dozzine di fecorini. Mm-hmm. E Chiddu ci disse: quale fecorino? Io avevo da 96 che non mangio fecorini. Anzi, dice, mi volesse mangiare due se, sì, mi facete assaggiare. E poi c'è un altro che ci disse, dice, guardi, dice, con clistere sta per mia, che su suo otto, dice, lei stia zitto, non barrasse, che non ci aspetta niente che è morto. Mm. Io ci disse, guarda che sta sbagliando, un morto non è io, è che tu vicino, c'è, che è sotto l'anzuolo. Dice, lei che è malato? Ci disse, no, oh, allora lei non barrasse che non ci tocca niente. Va bene. E parte da chi per fare, mi cucino gli affi, io sono su da letto, c'è acchiappo clistere, un beccuccio, e c'è da, me la fare io. Io mi sono, sì, giustamente, intervenendo, ci fu una specchia di scerra, che nel frattempo parte l'autoclave, da 10 litri, e mi cucino gli affi, che l'avevo, ci iniziava da un co, mi bagnavo tutto a mia da. Oh, ha fatto il percorso, in un secondo, mi bagnavo da testa e piedi. Come mi bagnavo, le cose poi si sono acquietate. Io disse, ma io casco malato, non è che posso stare qua, mi viene una bronchite. Meno male che sopra una sedia c'era una specchia di mandali verde, sai, mi chiede che non si, sì, capisce sia carta, sia stoffa. Mi spogliai nudo e mi mise due cose. E come mi mise due cose, trasivo un primo, c'è un equido che stavo operare. Giusto, perché poi le cose si combinano. Si combinano in modo tale, ecco, da diventare problematiche. Mm. Natale Au, sì, secondo me cucino è anche un nozzolo di figo di fecorina, sì, sì, che aveva rombuta a temoclisi, sì, un c'è uno miso, o sedano, sì, per farlo rilassare. Sì. Come si chiama? Il sedano? Un sedano, per farlo, o sidol, per farlo rilassare. Che è il sidol? Come si chiama? Che un sedativo, che cos'è? Ma sedativo. Il sedano, che è un sedano? Che c'è un mondo di parole da me. Che è il sedano? Laccia, che è il sedano? Quando si spaccava questa temoclisi, sì, mi cascavo tutta la faccia, ho che goccia me la pavvina, sì, cioè era mezzo un dondoro, certo, era mezzo voluto, sì, così. Dice, lei presto venga, mi mettono sopra il lettino e mi portano in sala operatoria. Mm. E io a dire, ci senta, ma io non sogno malato. Mm. E chi mi fa, dice, ma perché io che sogno, dottore? E anche questo è vero, purtroppo. Scusi, ma lei, ma lei è mia... Se non è il dottore, come opera? Certo. No, dice, io a laurea mi mandare a casa come figlio di boss, io signor La Rosa. Ah, così mi hanno detto. Guardi, del figlio di boss non voglio neanche discutere. Io non sono comunque dottore, non sono medico, però io le ricordo che io ero studente lavoratore, studente, e comunque ero un esercito, ma non sono laureato in medicina, ma in biologia. Appena entro in sala operatoria c'era un abbiato già che se ne turcioneava, dolore, operatemi. Spasmi. Che sui spasmi? Aveva spasmi. Aveva dolori, no? Operatemi. Quindi aveva degli spasmi. Cominciamo. No, non comincio, va bene. Operatemi. Sì. Un dottore, italiano, un infermiere, dice, ma questo non è quello che abbiamo operato 3 giorni fa? Dice, sì, dice, si sente ancora male. Senta, dottore, dice, lei non è che può essere privilegiato, sì, che ogni giorno potiamo operare. Oggi mi facessero operare sto cristiano, certo, che ha i suoi diritti. Giusto. Ma Chiddu sempre si lamentava, faceva sicchi. Sì. Basta, arrivato a questo punto, dottore, la mia metà, mi dice, abbia un po' di pazienza. Eh. Io ero mezzo zonato, non capiva niente. Andre dice, l'estetista dov'è? Chi è l'estetista? Ma scusi, io non la voglio interrompere e non la interromperei se lei parlasse bene. Ma chi è l'estetista? L'estetico. L'estetico. Una cosa bella, una cosa estetica. L'astensionista. Sì, l'astensionista, quello che non vota, che non va... L'estetichi. Io chiedo con l'unisco. L'anestesista. L'anestesista, questo qua. Questo qua, sì. Se voi applaudite è peggio. Aspetta. Fermi. Dice, presto, dice, sì, dove è l'estetista? Dice, qua sono. Qua sono. Poi dice, ancora non l'avete addormentato? E dice, è finito il colofonio. Non la interrompo, guarda, dice, come interessa. Facciamo a addormentarlo? Ma come? Cos'è finito il colofonio. Il colofonio, sì. Dice, ma senza colofonio, ora come lo addormentiamo?
con queste minchia di tagli. Sì. Come facciamo con questi tagli, tagli alla sanità? Sanità, sì. Ho fondato, tutto dice, io ho un altro sistema. Deve sulla panchetta spila un mazzolo di 5 kg. Sì. Sdesinfettato. Sì, sdesinfettato. Certo, meno male. Pigliamo una lapazzetta roba 40 centimetri, sì, un taccaretto, sì, ci appoggiamo sopra la testa, sì, e ce ne carramiamo un coppo. Ma questo è violento. Signora Rosa, io ci si scusa, ma così ammazzate? Ebbene, che danno? O muore così, o muore su te fermi. Ma che ospedale è? Ma è giustissimo. Ma che ospedale è? Ma io non lo capisco. Ma... Allora, un dottore... Insomma, da appena ho domicilio, dice, presto, fatemi vedere le lastre. Dici, presto. È un ospedale terribile. E ora dice, che cosa ne tagliamo? Chi dice, c'è partito da Catania fra 20 minuti. Sì, certo. Ne potevamo tagliare chi? L'infermiera che era saltata che si stava tagliando l'unghia, con taglia unghia. Sì. Che partevano l'unghia. No, dice, questo è l'orario di Maria De Filippi. Dice, meglio ci vediamo Maria De Filippi. Meglio Maria De Filippi, piuttosto che operare un uomo. Il dottore è esasperato. Lei ha capito questa parola, esasperato? Esasperato, la capisco benissimo. Dice, datemi presto, datemi un bisturi. Sì. Datemi un bisturi che devo operare la paziente. Sì. Dice, bisturi non avevo. Non avevo. Dice, come? Non avevo un tre. Dice, si persero. Dice, avevo un cutello, ne un cutello tanto. Dice, ma questo è un cutello da chianchiero, un cutello per la carne. Dice, perché visto che cosa hai fatto? Di pisce, non hai fatto da carne sto cristiano. Basta che tu carica un corpo, signora Rosa, un taglia, dice, allora, come tagliavo a trovare de intra, un rotolo di gazza, dice, vedo un a gazza. A Gazza che c'è qua, quanti bisturi uno sto, quanti bisturi? Tutti là dentro. E non c'aveva magari un telefonino che suonava. Dentro la pancia di quell'uomo, dentro il corpo. Forbici, tenaglie, bisturi, garza. Il dottore ce l'uomo tutto cose. Dice, allora, operiamo di utero. Io chiedo fare, dice, quale utero? Dice, come quale utero? Che abbiamo operato di utero? Dice, questo è maschio. Come maschio? Dice, a me mi hanno detto che era una paziente. No, dice, è maschio. E allora dice, che cosa facciamo ora? Che cosa ci tagliamo? Chi dice, tagliamo c'è appendicite. No, c'è appendicite, lo taglia più sopra. Ormai lo taglia cassuta. Veramente, io non a me è cassuta, che cosa c'è? Non lo so, dica lei, io non ce la faccio più. Un dottore dice, ci tagliamo la ciolla. Sì, sì, meno male, meno male, meno male. Come si diceva da bambini, da bambini. O non credi che ci vuole la prostata? Sì. Che dice? Tutto d'accordo? Ci vuole la prostata? Sì. Oh, miracolo! Un paziente, se so si usa, mogliamo un dono solo. Dice, se mi ha dato toccare nessuno, me ne vai a Casablanca. Ce ne vedremo. Meglio così. Il signor Litterio Scalisi.